successo confermato anche quest'anno con 150 iscritti alla 18ª edizione del Master in Manager di Dipartimenti Farmaceutici e a 2 corsi di perfezionamento e aggiornamento. Corsi post laurea dell'Università di Camerino per farmacisti ospedalieri della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute diretta dal professor Francesco Amenta. Il titolo di manager di dipartimenti farmaceutici è ritenuto a livello nazionale uno standard per occupare posizioni apicali all'interno degli organici del Servizio Sanitario Nazionale. Un master che diventa dunque maggiorenne, la cui longevità è dovuta alla capacità di far fronte alle necessarie e continue evoluzioni del bagaglio di competenze richieste al farmacista. A completamento del master si svolgerà la 4ª edizione del corso di perfezionamento sulla gestione manageriale del Dipartimento Farmaceutico. Come si articola la docenza ovviamente del corso? Una docenza impegnativa e si articola su 2 capisaldi. La capacità anno per anno di aggiornare le competenze legate alla propria materia, competenze che sono continuamente sollecitate dai cambiamenti che riguardano il settore della sanità e la figura del farmacista clinico, del farmacista del Sistema Sanitario Nazionale. Il secondo elemento molto importante è che è una docenza molto di ascolto, perché l'aula rappresenta molte esperienze diverse che provengono da regioni diverse. E questa disomogeneità, con l'impegno di tutti, deve essere trasformata in un patrimonio, in una ricchezza, in uno scambio di esperienze utili per tutti. Sono un po' questi gli elementi che ci guidano, che guidano le docenze, soprattutto quelle di natura manageriale, a dare un buon contributo formativo agli ospiti del master. È anche una bella sfida. È certo una sfida, ma è una sfida che si vince con l'ascolto e si vince con l'aiuto dei discenti, perché chi è un'aula ha sempre un ruolo attivo nel corso delle lezioni. Rettore, 18 anni e 1200 iscritti in questi 18 anni. Sì, un bellissimo risultato. Ringrazio il professor Carlo Cifani per il lavoro che sta svolgendo con grande professionalità e competenza. Lo ringrazio per la sua capacità di fare rete, per la sua capacità di coordinare tantissimi professionisti che lavorano nel settore della sanità, da farmacisti a medici, da imprese, aziende farmaceutiche a enti territoriali. Questo importante lavoro svolto va nel segno, nella continuità con quanto la nostra università ha fatto nei secoli e quanto conta di fare ancora, cioè una università che collabora con il territorio, che collabora con le zone dove ci sono i propri laureati e non li abbandona neanche dopo la laurea, non li abbandona, li continua a formare, li continua a preparare e consente loro di avere delle grandi opportunità e delle migliori opportunità lavorative. Credo che questo sia un bellissimo segnale, una grandissima partecipazione anche quest'anno ad un master. Credo che oggi questo master abbia preparato più del 50% dei farmacisti ospedalieri in Italia. A questo master sono accoppiati dei corsi di perfezionamento, di volta in volta sempre diversi, sempre programmati insieme alle aziende. Questa capacità di ascolto ci renderà più forti. Ecco, ha parlato anche delle aziende, un master che si caratterizza per il lavoro di squadra. La squadra che funziona. Da soli probabilmente non riusciamo ad andare da nessuna parte. Qui si crea quella filiera ottimale fra impresa, appunto ente, fra azienda, ente, libero professionista, dipendente e università. Questa filiera e questa rete può consentire veramente traguardi anche più grandi di quelli che stiamo raggiungendo. Il significato e l'importanza di avere l'università all'interno dell'ASUR? Beh, questo rappresenta una grossa opportunità. Oggi, nella situazione in cui viviamo, in questo aspetto regionale in continua evoluzione, avere l'università dentro, quindi avere una struttura come l'UNICAM, rappresenta una grossa opportunità. Perché questo? Primo, perché rappresenta una sorta di formazione permanente che abbiamo all'interno delle nostre strutture. Tenga presente che questo master
oggi è diventato maggiorenne, abbiamo compiuto 18 anni e se siamo arrivati fino ad oggi proprio perché abbiamo capito la grossa opportunità di avere un corso universitario all'interno delle strutture dell'Asur Marche, in particolare dell'area vasta 5. È un master di management, quindi serve essenzialmente a questo. Vede, oggi noi dobbiamo fare i conti con una crisi congiunturale spaventosa. Abbiamo poche risorse e dobbiamo sempre riallocare queste risorse all'interno delle nostre strutture per soddisfare i bisogni della popolazione, perché purtroppo noi abbiamo dei costi, se pensiamo ai nuovi farmaci, che aumentano continuamente. Oggi per fortuna abbiamo due aspetti positivi, se prendiamo ad esempio la terapia antitumorale, no? I pazienti che vivono di più e che vivono meglio, ma c'è l'aspetto che i farmaci hanno un costo elevatissimo. Quindi abbiamo due possibilità, o chiediamo nuovi finanziamenti alla Regione, ma questo significa chiedere ulteriori tasse ai cittadini, oppure dobbiamo riallocare le risorse all'interno di quello che è il nostro finanziamento. È proprio lì che c'è bisogno di una competenza manageriale e di essere continuamente aggiornati su questo aspetto. Professore, il master diventa maggiorenne, qual è il segreto della longevità di questo corso? Sì, oggi è la 18ª edizione, quindi sono trascorsi 18 anni di formazione dell'Università di Camerino, incentrata per il farmacista ospedaliero, e questo è un risultato molto importante che a distanza appunto di così tanti anni ancora testimonia un fortissimo interesse in queste tematiche manageriali. E il master affronta in maniera ampia e potenzialmente completa tutti gli aspetti scientifici e professionali nella gestione manageriale della spesa dei dipartimenti farmaceutici, e in questi anni abbiamo sempre affrontato tematiche aggiornate alle problematiche del momento, e in particolare la gestione economico-finanziaria dei dipartimenti farmaceutici, la gestione del personale e tecniche di comunicazione, la logistica sanitaria e poi gli aspetti anche le scelte manageriali relative ai dispositivi medici e diagnostici, le scelte manageriali relative alle preparazioni antitumorali e alle preparazioni anche per nutrizione artificiale e moltissimi aspetti come anche poi l'accreditamento, la qualità, il miglioramento continuo della qualità nei dipartimenti farmaceutici, offrendo ai discenti una docenza altamente qualificata e strettamente correlata con il mondo della professione. E questa è stata un po' la forza del master in questi anni, che ha sempre appunto offerto una docenza di altissima qualità e con appunto problematiche attuali nell'ambito della gestione manageriale dei dipartimenti farmaceutici. E il numero di iscritti anche quest'anno è stato sensibilmente alto, e in questi 18 anni tra il master e i corsi specialistici che si sono affiancati nei vari anni, come i corsi che abbiamo realizzato anche l'anno scorso nell'ambito dell'antimicrobial stewardship, nell'ambito della cardiologia, nell'ambito dei dispositivi medici, ha raccolto un totale di 1200 partecipanti. Sfide future, abbiamo già programmato anche dei convegni di temati monotematici all'interno del master, che verranno realizzati quest'anno nella seconda sessione, quindi nella parte di ottobre, e questo permetterà di integrare la didattica ormai organizzata all'interno del master con appunto delle tematiche degli stakeholder del mondo della sanità, e questo proietta sempre l'Università di Camerino in un'attenzione molto importante nell'ambito appunto formativo del farmacista ospedaliero e territoriale.